sognato che devi dare un sottotitolo a 8, oddio. Quindi ho cominciato a creare banalità, tipo il tempo, nell'amore, tu vai in perugina e poi tutti sono invece andata bene. E quindi no, guarda, ci ho avuto culo, per ora le sorprese sulla scena sono state tutte così. Però io non, scusa, perché non sono stata chiara. La mia domanda era non la responsabilità del regista, né tantomeno quella dell'attrice o dell'attore, nel mettere sulle tavolacce del palcoscenico il tuo personaggio, ma la resa che quel personaggio può avere quando diventa un corpo e un'anima fisica. L'anima fisica la vedo male, però mi avete capito, insomma. Cioè, non solo parole, capito? E tu con parole sei brava, l'abbiamo, Sto questo l'abbiamo. diventando difficile però, io Ma io volevo sono difficile e mi semplificare. affascina, non vedo l'ora di tornare a casa. Se te la sto rendendo un po' difficile, volevo semplificare. Dovete essere voi a semplificare me, sto io che sto complicando voi e non si fa così perché fa caldo. No, io ti ridò quella risposta, cioè a volte mi sorprendono, però non mi deludono. Cioè a volte c'è qualcosa in più e qualcosa in meno, ma è figo vedere questa roba. È la differenza tra la letteratura e il teatro. Penso che sia una cosa magica anche quella, vederli uscire fuori dalla pagina e diventare veramente in carne ed ossa e vederli anche interagire, penso che sia un'esperienza meravigliosa per uno scrittore. Sì, poi veramente sono stata molto fortunata. È un momento storico dove fare le cose è difficile, bisogna inventarsi modi. E a mio parere, ma nella mia esperienza, anche cercare di entrare per forza ai piani alti può tagliarti le gambe per fare le cose fatte bene. E io a un certo punto ho capito che preferivo fare in piccolo, ma fare come io sentivo, e sono stata molto fortunata veramente con le persone che mi sono trovata intorno. Quindi mi è andata bene fino adesso. Spero di essere corrotta dal sistema, non è?